Ed ecco a voi il mio carissimo amico dai tempi dell'infanzia, lo conosco da tanti anni, ecco a voi Mauro Pugni. Ma io mi chiamo Paolo. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Altro caffè ispirato a quello che ho ascoltato ad Umani, vedetevi il cappuccino di mercoledì per capire di cosa faccio riferimento, se no non ci sto dentro con i tempi, ed è quello del non assumersi la responsabilità. Tutto passa, vabbè, cosa vuoi che sia, ho sbagliato il tuo nome, non ti chiami Mauro, anche se ci conosciamo tanto tempo non mi ricordo più il tuo nome, ma cosa vuoi che sia, ma dai, fin di cosa te la prendi per questo, ma dai, ma tanto non si ricorda più niente nessuno. Ecco, il tema è un po' quello, tanto non si ricorda più niente nessuno e quindi io non mi faccio carico di quello che faccio, dico, prometto, assicuro, tanto poi non si ricorda niente nessuno. Le cose vanno così, vuoi metterti qui a discutere sulla responsabilità personale, sulle conseguenze di quello che dico, faccio, scrivo? Poi gli altri devono ragionare, io la butto lì, poi dopo se la vedono loro. È la cosa che mi fa più imbestialire, per esempio, quando vedo certi giornalisti o maître à penser che si stupiscono delle conseguenze di quello che hanno provocato con le loro idee, con i loro pensieri, con i loro libri, con i loro articoli. Abbiamo perso, si diceva su quel palco, io lo ribadisco, il senso della responsabilità. Vabbè, quello che ho fatto l'ho fatto, fin dei conti bisogna essere spontanei, immediati. Perché si è perso da tempo forse il concetto di causa ed effetto, o perché noi vogliamo sempre essere perfetti e tutto quello che abbiamo detto e fatto va bene? Alessio Beltrami di recente ha detto che quello che abbiamo detto e fatto e scritto non ci appartiene più, appartiene agli altri. Le canzoni di Baglioni appartengono a me, a te, a tutti, non appartengono più a lui, perché sono diventate parte della mia cultura, della mia vita. Non vale così forse anche per quello che facciamo noi quando siamo presenti sui social o tra amici? Che cosa te ne pare? Che cosa ne dici? Buongiorno e buon caffè.